Missione breve ma intensa, soprattutto tanta roba. Non mi finire in acqua, zio. Yes. A posto. Pulito. Ma no, ma che cazzo, devo ri... Ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati sul mio canale. Si continua la nostra avventura con GTA 4 The Lost and Damned. Siamo, come già detto, più di metà storia. Oggi andremo avanti perché veramente abbiamo tantissima roba ancora da fare. Sì, c'è una luce blu che tra l'altro lampeggia, però se la spengo rimango così. Non è granché, lo sapete che l'avete visto anche su GTA 4. Registro questi episodi non a casa mia, cioè sì a casa mia, ma non quella dove c'è lo studio montato. Questo è uno studio improvvisato, quindi ragazzi purtroppo dovete capirmi. Like, iscrizione, passiamo direttamente a GTA 4. Allora c'è da andare palesemente da Elisabetta Torres. E ormai voi lo sapete che senza taxi noi non viviamo. Dall'altro ho anche pochissima vita. Te ti potevi anche fermare, da merda. E quindi andremo... No ragazzi, no, non ce la posso fare, non ce la posso fare, mi spiace. No, io devo salvare, se no mi piglia malissimo. Jim. Ok. Quindi abbiamo guadagnato sia la guerriglia urbana... che come cazzo si chiama la missione per Jim. Fatemi salvare, almeno recupero un po' di vita, perché sennò poi qua la situazione si fa molto amara. Taxi per favore, taxi, 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 bello, sto girando verso di me. Do me a favor and go fuck yourself. Pensa, ti ho anche pago. Pensa un po' a te, Elisabetta. Non c'ho la scaletta davanti, quindi tipo andremo improvvisatissimi. Oddio, ogni volta che vengo qua lo dico. I vecchi ricordi. Più o meno verso le missioni numero 30 di GTA 4, quando si veniva qui, prima che lei fosse messa al fresco, tra l'altro. Ci siamo con Heavy Toll. Yo Chico, hold up. Where you think you're going, man? You gotta hold up. I'm talking to you, all right? Back off of him, you stupid shit. Can't you tell the difference between an orc and one of my upstanding business associates? I'm sorry about Andreas here. It's impossible to find for help in this city. Don't worry about it. Hey, what up, Johnny boy? What up? Talk to your girl. Let's make it happen, Cap. I didn't think she lost fighters got down with people like Mark here. With their sports bike, you with your choppers. Now looking at the two of you, don't make no sense to me. It's a crazy city. This is crazy times, Liz. There's a recession going on. And in this troubling economic climate, you gotta make compromise. Malcare is my company. Heavy toll significa pedaggio pesante. These ain't gonna be dimes for us. People always gonna want what we got to sell. Are they gonna want even more products when they lose their jobs and ain't got nothing else? Okay, I guess all we gotta worry about is the cops taking us down there. True that, Cat. Hey, yo, E, let them know what it is. You gotta take some thieving, snitching motherfuckers and show them I'm a bitch. Snitch. But I ain't they fucking bitch, okay? They brought the guard on the Eastboro Bridge to let them through without checking their law, right? You guys is gonna go down there and tear them apart. Entiende? It is. Now get the fuck out of here! We out! Come dà ordini sta donna? Però poi ha avuto le palle di uccidere Manny, quindi... Leave the way, Johnny!
All right, allora andiamo al casello, aspetta il convoglio. Infatti toll, casello. Ha senso. Then I guess you got to prove yourself. No pressure, man. Go fuck yourself, Johnny. Bene, mo. Ci sarà sicuramente da bloccare il traffico. Insomma, siamo di fretta, non vuole pagare. Non ha 5 dollari, che poveraccio. È grandi. What is it about sitting in little boots and wearing uniforms that turns guys into assholes? We're about to see what we're made of, people. In Italia sono salvatori della patria. Perché le macchinette spesso e volentieri non funzionano. Ma fare incidenti tra di loro, fantastico. Non si è notato che ci sono due armati, no? Bello! La guerra più cruenta! Ma quest'arma qui ne vogliamo parlare, ragazzi? Come diceva l'omino toscano, faccio candelotti! Now I got me a gun! Cinque colpi, però per uccidere uno... Un po' tanti, eh? Però va bene. È rimasto uno, ce l'ha fatta ammazzarlo voi? No. Bello così, a posto. Vieni, vai a prendere, è qui. Già assimilati gli sbirri. Ma questo è magico. Sure thing, Jonathan. Shoot. Well, Malcolm, it's your crew, the Uptown Riders. Are you a motorcycle club like us, the Angels of Death? I don't know. I mean, we ride bikes. We ride them hard, but the thing is, nah. Finger shakes or anything like that, so I ain't sure what that makes us. We're adults here, Malcolm. Allegedly, Johnny boy, allegedly. So let's not let this descend into an argument about the merits of good American machinery. Casa di Nico. Casa di Nico, piango. Like rejects from a bondage club. Or why you guys dress like the Republican Space Rangers. Ouch! Anyway, what I'm asking is, what's the deal with this music you put out, the branded clothing and shit? Just part of our vibe, man. Roll with it. The vibe? Yeah, man. The
the vibe. It's how we do. You know, we're a complete subculture. Like you guys used to be back in about, what, 63 or something? Completely fucking lost, if you ask me. A posto. Woo! Well now, that's a fine little nest egg to get us through a low point in these here global markets, baby. Sure, Malp. I'm just hoping you, me, and Liz can stay out of jail long enough to enjoy it later on. A posto. E ragazzi, con questa bellissima macchina, che cazzo l'ha ridotta? Yeah, I didn't. It handled like a piece of shit. I dumped it in the lockup you mentioned, if you're interested. Not in the van, baby. But maybe I'm interested in what's in the back of it. I'll send Andrea to check it out. See you soon. Ciao. E ragazzi, missione breve ma intensa, soprattutto tanta roba. Non mi finire in acqua, zio. Yes. A posto. Pulito. Ma no, ma che cazzo devo ri... Volevo tagliare, invece no. Beh, noi ce ne torniamo alla base. Magari tu sapessi usare questa, grazie. Acrobazia è servita a un cazzo. Vieni qui, vieni qui, vieni qui. Hey, cap! Lo prendo questo, guarda un po'. E ragazzi, vi saluto. Lasciate like al video. Iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo alla prossima missione, che sarà sempre, come avete visto, per Elisabetta Torres. Grazie ragazzi, alla prossima da Adri.